Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo con una nuova puntata di God of War Ragnarok e nella precedente abbiamo avuto delle grandi rivelazioni. L'esistenza di altri altari dove è scritta la storia dei giganti, però non soltanto il passato, ma anche il futuro. Ci hanno raccontato un po' tutta la storia del Ragnarok e quello che succederà e l'armata che dovrà contrastare Odino per quanto vuole scongiurare il Ragnarok, ma a mio avviso, secondo la mitologia, vi ripeto, non è possibile, però vediamo come andrà avanti. Comunque l'armata che contrasterà Odino sarà guidata da Tyr e quindi Atreus ha sempre voluto cercare Tyr, ricordiamo all'insaputa di Kratos, intanto che ci allenavamo. E in un altare Atreus ha visto Tyr in prigione, quindi Odino lo spacciava per morto, ma in realtà no, e si menzionava una terra sanguinante e del fumo, e quindi abbiamo scoperto che si trova nel regno dei nani, scoperto no, comunque quella è l'ipotesi più plausibile. Quindi dobbiamo andare a Svartalfheim, nel nome comunissimo, vabbè, e dobbiamo liberare Tyr, però non sarà facile perché Odino ha vietato l'accesso a tutti gli altri regni, ovviamente, quindi ora i nani ci devono dare una mano, ovvero Brock ci aiuterà con l'equipaggiamento molto ma molto importante e Sindri, soprattutto Sindri che ha aiutato Atreus, sempre all'insaputa di Kratos, nel suo viaggio nascosto segreto. Kratos è ancora incazzato, giustamente, perché il figlio glielo doveva dire. Mi raccomando ragazzi, voi continuate a Ehi, supportare questa guarda. serie che mi sta piacendo tantissimo. Ora andiamo a parlare con Il posto è di Sindri. tuo gradimento, spero. Assolutamente sì, è bellissimo ragazzi, questa casa si trova fra praticamente il passaggio tra i regni e quindi non ha occhi. Io direi di iniziare questa puntata che si preannuncia veramente molto interessante. Voi come sempre iscrivetevi al canale e supportate alla grande questo video e tutta la serie. Condividetelo a tutti, già sapete. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Quindi, dov'è tenuto esattamente Tyr? È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai? Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino. Più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione? Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che Tada! conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il tada! Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Turlin? Se non è un po' gonfiata questa. Eh? E tu? Cazzo di Dici solo le Brock. cose così come ti vengono in mente, vero? Immagino tu sia convinto che Durlin non veda l'ora che qualche bastardo gli si presenti alla porta in cerca di guai. Cosa intendi, Brock? Ci aiuterà o no? Oh, lascia perdere! Non è compito mio sproloquiare sui miei conoscenti. Al contrario di questo qui. Ti ignoro. Bene, vai pure da Durlin. Vedrai come andrà a finire. Sappi solo che non è il solito nano simpatico e gentile. È scorbutico come un gatto rosso e parla in modo strano. Una descrizione decisamente diversa. Beh, un po' come te, Brock. Vabbè, intanto leggiamo il codex, ragazzi. Il codex io non lo leggo mai. Brock, il fabbro nano Brock è stato il primo alleato che abbiamo incontrato quando siamo partiti alla volta del picco della montagna. Lui e suo fratello Sindri hanno realizzato il Leviatano per Fae, e ciò. Brock è brusco e ha la lingua lunga, ma la sua sbruffoneria nasconde della saggezza. Lo trovo un compagno gradito. Durante il nostro viaggio a Jotunheim, Sindri si è dimostrato un grande fabbro e un valido alleato, ha anche aiutato Atreus nella sua ricerca di Tyr. Non mi piace che sia stato fatto a mia insaputa, ovviamente, ma almeno Atreus non era da solo. Cercherò di risparmiare al nano la mia ira. Non sarà affatto facile. Va bene, poi i nemici, ragazzi.
A parte la cacciatrice, che questa l'abbiamo sconfitta, ragazzi. La gozzina che ci ha salito e mi ha rotto lo scudo. Era una cacciatrice formidabile, ha combattuto con valore. Ora che non posso bloccare i colpi, devo adeguare la mia strategia difensiva. Va bene, tutto chiaro, ragazzi. Io leggo sempre questo. Se volete skippate, però a me serve. Ora dobbiamo andare fuori, come ci ha detto Sindri. Sentito. Quanto è bello questo posto, ragazzi. Quanto cazzo è bello. Ci servono solo il Bifrost e la testa. Brock, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No, 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 no. Questo serve a farti stare fermo mentre puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Aprili, aprili, dai! Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto, fatto. Bene, ora rilascia! Non è... piacevole! Il segnale! Presto, sbrigati! Arrivo, arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione! Kratos, lanciami! Voglio infilzarlo! Non sai stare al gioco, vecchio caprone! È molto divertente, però così abbiamo aperto un portale, ma che figata. Senza Mimir comunque, raga, veramente. Il Bifrost è rotto. Esatto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost. Mi serviva per la luce. Ok, giusto. Mi inventerò qualcosa, ma prima vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Ok. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim, a destra, e concentrati. Che è tipo l'incantesimo di Harry Potter per andare a Diagon Alley. Che non mi ricordo come si chiama. Al centro c'è Midgard. Sì. So che non ci tornerai tanto presto. Lo so, questo raggiungere, ragazzi, uno di quei regni, ti serve un seme. Esatto. Questo è il nuovo modo per raggiungere i regni. Figo, figo. Allora, intanto vediamo che regni ci sono. Asgard, Jotunheim, Alfheim, Vanheim, Nilfheim, Muspelheim. Questo non lo so. Noi dobbiamo andare a Svartalfheim. Il regno è disponibile per il viaggio. Ok. Dobbiamo raccogliere i semi, ok, senza i semi quindi neanche ce ne possiamo andare. Molto bene. Bellissimo. Beh, quindi praticamente se stiamo nel mezzo di una missione e non abbiamo i semi, ce la prendiamo in Così arriverete alle terre umide, fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grimi dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che? Buona fortuna! Queste rocce sono rocce, eh? E le terre umide sono umide. Tifone. Va bene, ragazzi, andiamo. Eccolo qua. Wow, il regno dei nani. Che cosa? Qualsiasi cosa. Che tutto figo. È caldo. E infatti, raga, finalmente possiamo bello usare questa barca con se riesco il a liberarla. Fulbinter o come cazzo si attento chiama. Tutto freddo, inverno. Che deve fare questo? Ah! Oh!
Perché sono così veloce? Di fango, schifoso. Ma io devo per forza usare le lame contro questi stupidi. A sinistra, fratello. Io non volevo cacciare la lascia, con il però piede giusto. Esatto. Atreus, hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Quando sei pronto possiamo attraversare i canali. No, ha ragione. Hai abbassato la guardia. Dovrebbe essere di un traghetto di rifornimento nanico, che sembra scomparso. Io comincerò a esplorare, ragazzi. Quindi se vedrete tagli, non è perché vi voglio tagliare le cose, ma semplicemente perché sono tutte cose da esplorare. Comunque sembra un'isola, quindi ci sarà da viaggiare nuovamente con la barca. Nuovamente, perché sono ancora concentrato su God of War 4. Giocone comunque, ragazzi, è inutile che ve lo dica. Gioco dell'anno, esclusiva Sony migliore, e ce ne sono state tante belle. Non riesco a credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua, ci sono risorse. Esatto, ragazzi, come sempre. Ah, sembra di ritornare a God of War 4. Se non le hai mai chiesto cosa avesse fatto, di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ti limitavi a dirle: donna, occupati della casa, io vado a pescare al fiume. E poi sparivi per 5 giorni? No. Tua madre pescava molto meglio di me. Ma perché? Ma va bene, ragazzi. Infatti, lui non ha mai conosciuto il rapporto tra la mamma e il padre, cioè era piccolo. Peccato, ragazzi, veramente peccato. Ma vi immaginate che non è morto? No, vabbè, basta David, basta. Allora, esattamente, noi dove dobbiamo andare? Qua serve la mappa. Ah, dobbiamo andare qua, quindi dobbiamo attraversare tutto questo. Oh madonna, ovviamente ci dobbiamo potenziare al fine, ragazzi, sempre di portarvi un gameplay a quantomeno decente. Dovrò anche migliorare io a giocare, questo, vabbè, sono altri discorsi. Va bene. Quella ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. Ma guarda, ma no. Grande Mimir, la testa più saggia del mondo. Ha così parlato. Queste sono le terre umide, nome calzante. È una palude. Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Ma sembra perché che dobbiamo così passare umida? Oltre quel geyser. Sì. C'è un metodo per ghiacciarlo, tipo. Se solo fossimo Midgard, l'acqua si sarebbe congelata subito. Mamma mia, quanto cazzo sono intelligente. Grazie mille. Noi abbiamo anche la possibilità di usare le lame, ma qua ci serve ovviamente il contrario, lascia. Invece a Midgard ci servivano le lame perché erano infuocate. Tyr era un amico Capite? Dei giganti. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui? È possibile, il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti, anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. Ma andiamo, deve esserci un modo più veloce per scendere. Ok, eccolo qua. Ragazzi, ve lo sto facendo vedere soltanto. Sembra un manufatto per informazione la prima volta, se no le prossime volte di taglio. Padre di alcuni nani che potresti conoscere bene. Dopo giocare Ragnarok già per la prima volta, però anche se non ci si capisce niente, anche se il gioco fa il riassunto. Però giocarlo, raga, è tutta un'altra cosa, dai. Possiamo andare. Ai coccodrilli, no. Ma che vuoi? A destra, in arrivo. Grazie mille. Occhio a destra! Ah,
Sì, lo so, lo so. Ancora? Perfetto. Oh, quanti cazzo ce ne sono? Dietro, occhio! Ah! Che male. Oh! Nista! Ok. Ci siamo, ragazzi. I nemici sono tanti. E io sono un coglione, ma questo è un altro discorso, perché dovrei farlo in modo veramente facile. Ok, deve esserci un modo per girare la ruota quassù. Beh, abbiamo l'ascia, dai. Ci può dare una mano? No. Qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno. È stato un terremoto. Un avvenimento occasionale, ma non raro a Svartalfheim. Con tutte queste miniere, il terreno non può che essere un po' instabile. La raggiungi la ruota, okay, da qui? Ok, in che senso? Ah, ma questo che fa? Ah, non fa niente. Sono uno stupido. Vabbè. Penso di sì. La raggiungi la ruota da qui? Penso di sì. Ok. Oh wow, l'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva. Minchia, sono fortissimo. Va bene, possiamo andare. Scusatemi, mi è uscito. Pensavo, forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora raggiunto questo posto. Forse a Svartalfheim è solo diverso. È così, il Fimbulwinter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno non porti ovunque l'inverno. A Midgard è così, ma come vedi, gli effetti qui sono più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Questi effetti erano già presenti in qualche misura, ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. Riusciamo a passare sotto al ponte? Bello il limbo. Però là ho visto delle cose. Ok, qua non ci si passa. Palese. C'è un modo per superare. Ok, attracchiamo prima qui. Mi sembra la scelta più saggia. Sì, perché là c'è un canale. Vediamo un po' cosa c'è qua. A parte i nemici, per favore. A destra, in arrivo. Guarda come cazzo schivano queste. A sinistra, in arrivo. Grazie. Oh, ma sti esserini di cazzo. Ok, Atros, per favore, pensaci su. Non c'ho voglia. Oh. Fatto. Hanno coperto quei geyser. Ma? Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva là. Quindi dobbiamo far arrivare l'acqua. Va bene, tutti enigmi ambientali, basta. Dietro di te. Allora, io devo rifare. Far arrivare l'acqua là. Quindi, domanda da un milione di dollari. Come si fa? Sì, la ruota si muove, il cancello sta. Finalmente, direi. Grazie. Vabbè, io devo fare il giro qua per forza. Vado safe, non rischio.
Non me lo faceva fare, raga, incredibile. Vabbè. Niente, andiamo, se andiamo. I nani di questo regno sono come Croc e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo, soprattutto quella tra dei. Pensi davvero che Odino onorerà la sua parte del patto? Che ci lascerà in pace se non ci immischiamo? No, ma non significa che voglio affrontarlo. Forse troveremo una nuova casa, dove né lui né Freya potranno più darci problemi. Ma se troviamo Tyr, può aiutarci nella lotta? Lotta? Non intendevo questo. Ovviamente abbiamo molto da imparare da Tyr. Andrà bene in qualsiasi modo in cui possa aiutarci, no? Proseguiamo. Sono felice che siamo qui a esplorare un nuovo regno. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Atreus. Ragazzi, ero andato indietro. Scusate, vabbè, è un certo orario. Potete lasciare perdere? Sì, dovete, per forza. Va bene, ok. Dove dobbiamo attraccare? Domanda da un milione di dollari. Possiamo attraccare qua? Possiamo attraccare qua, semplicemente. Che cos'è quello? Una lucertola gigante? Mister, è troppo veloce. E come la prendiamo? Affiancala, attacca da dietro. Bene. Dove è andata? Non è un problema nostro, quando ricomparirà lo uccideremo. Oh! Vabbè. Ah! Ben fatto. Bello. Cosa può aver lasciato? Ah, vita. Mamma mia. Bello. Ehi, padre, lassù. Va bene, Atreus, grazie. Ok. Dobbiamo far muovere la ruota, però non possiamo, non c'è acqua in teoria, no? Ah, ok. Ci siamo quasi. Ci sarà un'altra catena per abbassare il resto del cancello. Ah, quella. Va bene, 5 secondi, facciamo così. Guardate, lassù c'è una catena da tirare. Sì. L'ho vista. E basta. Ma appollaiato in alto, abbattiamolo. Meglio ghiacciarli, ragazzi. È molto utile qua. Bravo, così. Oh, che cazzo mi ha lanciato? Ma non mi sboccare in faccia. Aia. Nista! Oh, guardate là! Ok. Perfetto. Cioè, ora ci sono i mostri che mi sboccano pure addosso. Pensi di poter scoprire il geyser da qui? Ma certo, io posso fare tutto, Atreus. Penso di sì, ce la faccio. No? Allora ce la devo fare per forza. Ok, non così. Ok, faccio così. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. No, devo fare così però. Oh, penso di aver capito. Se congeli il geyser, la pressione farà muovere la ruota. Ma no, ma serio? Una volta che è mossa la ruota, noi dobbiamo andare però dalla catena. Aspettate. Ottimo. Grazie Mimir. Prova a colpire la corda che sorregge. No, l'ho fatto, bro. Ok. Ce l'abbiamo fatta, no?
riesci a vedere qualcosa da lì? Sì, assolutamente sali. Era chiaro, perfetto ragazzi. Ce l'avevo fatta finalmente. Ragazzo, per voi non sarà niente, chiedere, però per me sono 5 ore. Da Tyr esattamente. Parliamo di cose serie. Come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche come era combattere a quei tempi. Solo per ascoltare la storia, ovviamente. Ah, certo, storia. Non per le tue origini. Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me. Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Vero. In realtà noi lo sappiamo dai trailer che è lì, cioè che è imprigionato ora, se è proprio lì non lo sappiamo. Però comunque... Il terremoto di prima, pensate che ce ne sarà un altro? È improbabile. Mo' che stiamo andando sotto la grotta, me lo dici, eh? I fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili. Se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbul Winter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Potresti aver ragione, ragazzo. Atreus. Finalmente guarda. Civiltà. Wow, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir, fratelli. Ah, Nidavellir, sono tutti luoghi, ehi, ragazzi, nani. Che so. Oh, dalla mitologia. Stanno, fuggendo. Hanno paura? Grave. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi. Sono spaventati. Temo proprio Mamma che sia mia, un allarme. Addirittura. Perché si nascondono? Sta attento. Perché si nascondono? Ehi, possiamo parlarvi per un... Non vogliamo guai, per favore. Di sicuro non ci aiuteranno. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sindri. Sempre che ci facciano entrare. Quella è una statua di Odino. Devono proprio adorarlo qui. O temerlo. Penso più temerlo a sto punto, ragazzi. Sindri! Ciao! Farei il sorpreso, ma sapevo che sareste stati qui. Ho qualcosa per voi. Che c'è, nano? È bello essere qui anche solo per una volta prima del Ragnarok. Oh, se questi ciottoli potessero parlare. Ma poi avrebbero delle bocche. Luride e disgustose bocche. Ti dispiace se do un'occhiata all'arco? Oh, questa è da un po' che doveva essere sostituita. Tentare di sfruttare la sensibilità strutturale di alcuni materiali alle vibrazioni sonore è una cosa che volevo fare da molto tempo. Allora grazie per il tuo tentativo. Che poteri avrà ora? Abbi pazienza, trovo che sia meglio osservare questi cosi. Oh, in azione! Ah. Tieni. Oh, mira quella porta laggiù, ma prima di lanciare, di Schialfa. Schialfa. Beh, non pensavo che avresti disturbato metà delle inquietanti creature di Nidavellir. Come facevo a sapere che erano lì? Ma porca puttasca! A destra!
Occhio a sinistra! Mamma mia! Ok, allora, Durlin, Sindri, sai dove si trova la taverna? Ti sembro un tipo che frequenta sporche taverne? Sì. Il buco che avete fatto a quella fogna ha un'aria promettente, però. Per voi. Dovrebbe condurre dall'altra parte della città. Tanto non riuscirete ad aprire altre porte qui. Comunque, che potere. Che potere meraviglioso, ragazzi, che ci ha donato Sindri. Ma cosa fai? No, fermati. Mi scusi, noi stiamo cercando... Non ho nulla per voi. Non mi interessa cosa volete. Niente cibo, parole di incoraggiamento, niente. Via! Allora, dillo subito che possiamo fare così. Tutto bloccato, ragazzi. Va bene, va bene. All'aria promettente, vero? Non sembra una casa. Se lui è lì, forse dovresti lasciar parlare me. Tu? Beh, non vogliamo intimidirlo. Tu sei alto come un albero e porti una testa mozzata alla cintura. Nessun problema. Giusta osservazione. Molto bene. Kratos sembra polvere, va bene, parla tu. Non me ne frega niente. Sarà lui. Buonasera. Ehi là? Fate attenzione. A quanto pare ci sono degli intrusi. Oh, siamo noi, credo. Beh, se volete uccidermi, almeno lasciatemi finire questa canzone. Quell'allarme era proprio nella giusta tonalità. Stiamo solo cercando un nostro amico. Si chiama Durlin. Beh, sappiamo entrambi che non è vero. Durlin non ha più amici. Ma se vi serve solo questo, uscite dal retro e vedrete l'ufficio della sicurezza dall'altra parte del fiume. Basta che non ci creiate guai. E mentre viaggi per questo regno, magari potresti pulire il disastro della testa. E cioè? Dopo, fratello. Parlami di questo disastro. Gli impianti nella baia. Perché non lo chiedi a quel teschio? Testa! Ho la pelle! Ma ha ragione. Ho commesso un errore. Vorrei che li chiudessimo. Ho attivato una cosa secondaria, ragazzi. Ne ho fatte tante quest'oggi. Però so che il gioco è così, ragazzi. Scusate, un'altra cosa. Anche se questi sono regali, quindi io non dovrei scusarmi e tu dovresti essere quello che ringrazia. Tieni, fa attenzione. È bellissima. Grazie, Sindri. È bella, vero? È anche molto utile. Grazie a questa potrai trovare tutto ciò che il tuo cuore desidera. Davvero? Se il tuo cuore desidera andare nel luogo in cui tu e tuo padre avete deciso di andare insieme, sì. È una bussola. Ah, ma una bussola bellissima. Ora filate via. Grazie, molto utile. Ah, no, vabbè. Secondo Sindri, Durlin era una è molto specie più di capo della rivolta. Così. Non sembra però che abbia molti seguaci. Era, è la parola chiave qui, piccoletto. Tutto quello che vedete sono cose secondarie, eh? Però così è molto più figo. Oltre le rocce alle mie spalle c'è un edificio. Forse dovremmo andare da quella parte. Sì, esatto, sì, dobbiamo andare da quella parte. Poi quei dannati impianti. Cosa intendi? Separata sede. Lo Skald ha ragione a incolparmi. Sono stati una mia idea. Se avessi del tempo, si trovano nella baia oltre questa galleria. La bussola è molto ma molto più semplice, ragazzi, però
Però non è apprezzerei davvero molto se potessimo dare un'occhiata agli impianti nel lago sulla destra. Si vedono le ciminiere da qui. Lo so, lo farò, però ma dopo. Se non vuoi esplorarli ora, il luogo in cui si trova Durlin è oltre il cancello aperto sulla sinistra. Sì, grazie ragazzi, grazie, lo so. Conosco God of War, dunque, God dove of andiamo? War. Andiamo di qua, andiamo, Atreus. Ti faccio felice, va bene? Quindi andiamo da Durlin? Ha senso. Gli impianti possiamo sempre esplorarli dopo. Sì. Anche perché, se no, il video dura 40 minuti. No, in realtà mi sa che durerà 40 Questo minuti. È l'ufficio della sicurezza. Perlomeno così dice l'insegna che sembra sul punto di cadere in testa a qualcuno. Beh, sì, è un'insegna molto chiara. Mamma mia, con che violenza, oh. Stiamo cercando Durlin. Avete un appuntamento? No. Perché si viene per appuntamento qui? Sei qui per ritirare qualcosa? Credi che se vai in giro con una testa mozzata sul fianco mi convincerai ad approvare la proposta di accrescimento di Estrid? Stiamo cercando un prigioniero di Odino. È in una miniera da qualche parte. Hanno detto che potevi aiutarci. Dove hai... Hai tagliato anche a lei la testa con quella? Lei era mia moglie. Cena e io ci siamo chiesti dove fosse finita dopo il nostro fallito colpo di stato. Fallito? Già. Fallito. Fei è morta. Come i migliori. E i sopravvissuti ne pagano il prezzo. Mi dispiace, non vi posso aiutare con la faccenda del prigioniero. Ma lui potrebbe sapere come fermare Odino e liberare Svartalfheim dagli Aesir. Combattere il padre di tutti non mi interessa più. Aspettate, fermi. Cosa prendi sto questo. Vedendo? Che cos'è? Una sanzione. Violazione delle norme igieniche per aver trasportato una testa marcia. Due demeriti per aver nominato il nome del padre di tutti e per... già... avermi incasinato la scrivania. Una sanzione. Pagate con comodo, ok? Fuori subito dal mio ufficio. Ciao. Quale parte di fuori subito dal mio ufficio non ti è chiara? Hai detto che si chiamava cena? Ah, certo. Grazie, credo. Sarà meglio che quella testa non mi sporchi il pavimento. Allora, come, intanto scusa? Aveva ragione. Oh, parla ragione pure. Che è... Cena, pensa un po' questo. Avevano ragione, appunto, mi che era burbero. Conoscere. Però ha senso che non voglia più affrontare Odino. Però adesso che cazzo facciamo? Ehi, non è una sanzione. Non ora, ci sono dei nemici. Dove? Io volevo chiudere la puntata, devo combattere contro i gorilla. Questa la posso lanciare, veleno, vi prego. Sinistra.
bestia. Stra, in arrivo. Non vi preoccupate, non ho ancora l'ho usata sta puntata. Così è tutto più facile. Dove andate? Ragazzi, dove andate? A destra! Oh, ma quanto cazzo sono veloce, oh! A destra! Aia! Aia! Schiappa! L'ultimo! Mamma mia, oh! Quanto cazzo sono forti! Troppo okay. Forti i nemici. Dicevo, qua. Penso che Durlin abbia scritto delle indicazioni. Il nano ci ha dato una mappa. Più o meno. Hai sentito il suo odore? Sembra portare a una miniera oltre la montagna. Ah. Dir, Durlin ci ha aiutato. Non tutti usano le armi per combattere. Ah, ho capito, ragazzi. Va bene. Va bene. Allora io, ragazzi, penso che per questa puntata possa essere tutto. Abbiamo visitato un po' il regno, abbiamo scoperto nuove tracce su Tyr. Ci vediamo domani con una nuova puntata di God of War. Un saluto a tutti. Alla prossima, ragazzi. E boom.